Avvistato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, un esemplare di razza all'altezza degli scogli del camping Mare Blu a Torrette di Fano. Il bagnino di salvataggio della concessione ha allertato i bagnanti all'interno del mare, provvedendo poi a indirizzare l'esemplare attraverso un retino a largo. L'arrivo della razza ha incuriosito tutti i presenti, in quanto sono tra i pesci di maggiore dimensione e difficili da avvistare in prossimità degli scogli e generalmente sono diffuse da un livello di mare fino a 3.000 metri di profondità. È una delle specie più comunemente pescate nel bacino mediterraneo e sono presenti soprattutto nel mare Adriatico. Le razze vivono presso le coste in acque marine, ma alcune di esse trascorrono buona parte della vita anche in acque salmastre. Vi è poi un numero limitato di specie che addirittura colonizzano le acque dolci per vivere in fiumi situati a migliaia di chilometri dalle coste. Le razze sono pesci molto mansueti, non mordono e non attaccano l'uomo, ma la genetica della specie possiede sulla lunga coda un aculeo velenoso che al contatto con la pelle umana può provocare fastidiose irritazioni. Infatti, proprio per evitare il contatto, tutti i bambini presenti nel mare momentaneamente sono usciti in modo da garantire la loro incolumità.